Giorgio Vanzetta, sei l'atleta più medagliato tra gli italiani, in assoluto, tra Olimpiadi e Campionati del Mondo. Siamo proprio sulle nevi di casa tua, a un passo da Ziano, e ci racconti un po' dei tuoi inizi e poi di quanta strada hai fatto. Sì, diciamo che io ho cominciato da piccolo, anche se facevo calcio, facevo sci alpino, un po' di tutto, poi a 11 anni mi sono buttato sullo sci di fondo e ho visto subito che le cose andavano bene e quindi ho continuato da juniores, ho vinto tutto quello che c'era da vincere in Italia, ho vinto anche un titolo europeo che poi era mondiale perché c'erano tutti, si chiamava ancora europeo però era come adesso i mondiali juniores e quindi poi sono entrato in nazionale già l'ultimo anno da juniores e ho fatto una carriera di 21 anni in nazionale maggiore, ho vinto 24 titoli italiani, 2 medaglie mondiali e 4 alle Olimpiadi, dall'oro a un argento e 2 bronzi alle Olimpiadi. All'inizio, quando hai cominciato a sciare, ci si allenava direttamente fuori casa, nel giardino, fuori dalla porta? Vabbè, io come tutti gli altri, arrivavamo a casa, mangiavamo e mettevamo praticamente gli sci fuori nei prati fuori a 100 metri da casa. Non è che si viene come adesso, prendi il pulmino, vai, corri. Era, fra virgolette, più facile da una parte, adesso è più facile sciare. A quei tempi dovevi andare nei prati, batterti magari un anello di 500 metri, un chilometro e poi giravi, continuavi a girare là. Secondo te che cosa ha permesso alla Valle di Fiemme di produrre in così pochi decenni un numero così alto di campioni nello sci nordico? È come si dice, quando in famiglia a casa si mangia pane e sci di fondo o pane e qualcos'altro, credo che si diventi, più l'ambiente è stretto e vicino è più facile cercare di emulare, diciamo, chi ha già fatto bene. Credo che nella Val di Fiemme è difficile che uno diventi calciatore o un nuotatore, difficilissimo. Non so il perché, ma credo che sia una questione di mentalità e di anche, fra virgolette, comodità, che lo sci di fondo lo fai fuori dalla porta di casa. La Valle di Fiemme in effetti in questi anni è diventata un po' un marchio conosciuto in tutto il mondo, quasi come la patria dello sci di fondo. Quanto conta la soddisfazione di poter correre poi delle gare a livello internazionale sulle nevi di casa propria? Ma sai, non è mai facile, eh? Io ho sempre preferito correre fuori casa, perché casa senti più la pressione, te la fanno anche sentire di più. In casa credo che abbiamo vinto in pochi, a casa loro. Quindi io ho sempre preferito, diciamo, fra virgolette, anche se è stato bellissimo nel 91 i mondiali, i primi mondiali, correre in casa, però sicuramente la pressione era tanta. Purtroppo sono arrivate solo 2 medaglie di legno, 2 quarti posti, e è andata male anche per quello, anche se guardiamo i risultati, alla fine erano super. Se guardiamo adesso, diciamo che erano più che ottimi, però il Mondiale e Olimpiadi incontro solo le medaglie, purtroppo. E senti, in così tanti anni di carriera, perché poi hai avuto anche una carriera molto lunga, se dovessi fare un bilancio tra le fatiche, le soddisfazioni e anche il sacrificio di fare uno sport così faticoso? Sicuramente, sai, quando arrivi a raggiungere una medaglia d'oro come 94 ti dimentichi tutte le fatiche, però se mettiamo sulla bilancia le fatiche e le soddisfazioni, sicuramente va giù dalla parte della fatica, va sicuramente di più, perché lo sci di fondo penso che sia uno degli sport più faticosi e anche credo che siano stati dei periodi che ci siamo allenati tantissimo, anche forse troppo, perché ci sono stati gli anni 80, 80, 86 con l'arrivo dell'allenatore straniero che praticamente aveva la mentalità, ci ha portato la mentalità che più si fa e più si va, però non è così.
abbiamo scoperto dopo che sì, devi allenarti, però c'è sempre un limite, non puoi superarlo perché il fisico ha bisogno anche del recupero e se non gli dà recupero non vai. Come italiani che vi siete sempre scontrati ai vertici con i miti dello sci del nord, e avete avvertito anche il peso, l'orgoglio, la soddisfazione di portare avanti la bandiera italiana in uno sport tipicamente popolato da atleti del nord Europa? Beh, sai che soddisfazione vincere in Norvegia, credo che sia, quello penso che sia stato proprio il top che uno andava neanche a pensare, diciamo, di arrivare a un'Olimpiade a Lillehammer in Norvegia a casa loro con i nomi che c'erano e riuscire a batterli, penso che sia stato il top, però noi ci credevamo, penso che sia stata quella la nostra forza è stata di crederci e la loro debolezza di essere troppo convinti di riuscire a batterci, cioè di vincere facilmente, e quindi sono state le componenti, credo, che ci hanno favorito. Però diciamo che sicuramente erano anni che ci rispettavano, perché erano già anni che in staffetta ne abbiamo vinte anche in Coppa del Mondo, e quindi sapevano che quando arrivava il momento giusto riuscivamo sempre a creargli dei problemi. Perché siete state forse tu, i tuoi risultati e gli atleti che correvano con te, la prima generazione di fondisti italiani a raggiungere quei livelli, a poter competere con gli sciatori del nord? Sì, a parte la parentesi dei nones, che sono stati 2 o 3 anni, credo che erano anche loro una buonissima squadra, perché oltre a nones sono arrivati anche, hanno vinto anche una medaglia di bronzo ai mondiali. Quindi già allora si facevano rispettare. Poi c'è stato l'anno zero, gli anni 80, diciamo che eravamo tornati abbastanza sotto e hanno creduto nei giovani e siamo venuti su una bella squadra di giovani, a parte De Zol che era già più anzianotto, che credo che sia stato il nostro punto di forza, perché era un trascinatore, era in tutte le cose che faceva, noi giovani guardavamo cosa faceva, quindi è quello che forse manca un po' adesso. Adesso tu continui a sciare nel tuo tempo libero? Sì, tutti i giorni. Sei ritornato a divertirti? Mi diverto, perché mi diverto ancora, e questo è un buon segno, perché se fosse non volessi più vederli sì, sarebbe una brutta cosa. No, io penso di aver sciato una vita, però finché riuscirò penso che gli sci li metterò sempre.